In arrivo nuove terribili devastanti accuse per R. Kelly, già condannato nel 2022 per 30 anni di carcere per associazione a delinquere, sfruttamento sessuale per più di 20 anni per pedopornografia e adescamento di minorenni. Adesso sembra che ci sia un'altra vittima a parlare. Si tratta di Buku Abi, che è proprio la figlia di R. Kelly. E lo ha fatto costei proprio nel documentario che si intitola R. Kelly's Karma: Adulterous Journey. La ragazza fa sapere proprio quello che in qualche maniera qualcuno già sospettava da tempo. La ragazza infatti dice testuali parole: io avevo solo 8 anni di età, mi svegliai mentre mi toccava. Ho pensato addirittura al suicidio, a farmi fuori, a andare via da questo pianeta. Per me, mio padre era veramente tutto. Va bene, ma l'avvocato proprio di R. Kelly, di quest'uomo, va letteralmente a fornire uno spaccato autentico, una difesa vera e propria, strenua, nei confronti del suo assistito. Infatti l'avvocato avrebbe dichiarato che il signor Kelly nega fermamente queste accuse. Insomma, non si va indietro neanche di un centimetro, di un millimetro. L'avvocato fornisce la sua spiegazione, fornisce il suo punto di vista. Senza se, senza ma e senza problemi di sorta, facendo sapere a TMZ che il suo assistito nega in maniera molto molto diretta e abbastanza importante le accuse che la figlia le va a fornire, le va a dare. Va bene? Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Il video termina qua. Cosa ne pensate voi? Ditemi il vostro giudizio, fornitemi i vostri pensieri. Una buona giornata a tutti da Leandro, narratore italiano.